iniziando così il Credo Apostolico con i suoi 12 articoli. E noi diciamo: io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. E questo è quanto vogliamo brevemente e in un modo, spero, comprensibile spiegare. Credo in Dio Padre, in Dio Figlio, in Dio Spirito Santo. Credo in Dio Padre in quanto creatore del mondo, cioè di tutto quello che esiste e che conserva e governa con somma sapienza e con infinito amore. E creare vuol dire fare dal nulla tutte le cose. Il creare è quindi un'opera esclusiva e sola di Dio e di Dio Onnipotente, cioè può fare tutto e anche dal nulla perché appunto è onnipotente. E creare vuol dire fare dal nulla tutte le cose, ma noi uomini non possiamo farlo perché non siamo onnipotenti e siamo soprattutto finiti e limitati. Per cui quando un uomo, tu, io, noi usiamo questo verbo creare, lo usiamo impropriamente. E dobbiamo imparare questo. Non cosa vuoi creare? Mi fai venire voglia di ridere sentendo dire creare. Non sei capace di mettere insieme due cose? Allora, senti bene, l'uomo non può dire di creare perché con niente e dal niente si ricava niente. Questo dobbiamo capire noi uomini. Con niente fai niente. Infatti, quando l'uomo dice di aver creato un tavolo, per esempio, dice una grande falsità. Fa un grande errore, perché è pur vero che il tavolo prima non esisteva, ma l'uomo, per poterlo fare, esistere, ha bisogno di elementi esistenti prima. Per esempio il legno, chiodi, colla, martello, colore. Questi sono elementi che esistevano prima, non c'era il nulla quindi prima, c'erano questi elementi di cui l'uomo con la sua intelligenza pratica è riuscito a metterli insieme bene al punto da fare anche un capolavoro. Non si esclude questo. Quindi l'uomo come creatura limitata e finita non può dire di creare, al limite può dire di comporre, mettere insieme, costruire. Voglio concludere ricordando l'insegnamento del Concilio Costantinopolitano. Uno infatti è Dio Padre, dal quale sono tutte le cose. Uno il Signore Gesù Cristo, mediante il quale sono tutte le cose mediante. Uno è lo Spirito Santo nel quale sono tutte le cose. Vediamo allora nella creazione tre elementi o qualifiche fondamentali. La potenza del Padre, la sapienza del Figlio e l'amore dello Spirito Santo. Per cui questo può essere un momento di preghiera, anzi di meditazione, a capire veramente quanto è importante la Santissima Trinità nell'opera della creazione. E quando si dice Dio è creatore, vuol dire che il Padre crea, il Figlio aiuta nella creazione e la sapienza lo fa far bene e lo Spirito Santo aiuta col suo amore, con la sua benevolenza nel fare bene le cose. Amen.